dal 1975 con te. GT Foto Video. Fotografia, matrimoni, servizi video. GT Foto Video, per fissare le tue emozioni. GT Foto Video, attento al rispetto della privacy. Bottega Prosecco Time. C'è un amico fidato dove vivi e lavori. Un amico che si prende cura di te e della tua attività. Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. Da oltre 50 anni è l'amico vicino a te. Le note di Agnese in sottofondo di Ivan Graziani, ci sono varie band che oggi si esibiranno qui per Cantine Aperte all'azienda Ciccio Zaccagnini. Noi siamo con Concezio Marulli, che è l'enologo, la testa di ponte di questa azienda, attraverso le cui mani passano tutti i vini che poi escono e fanno tanto successo. Concezio, intanto due giorni come sempre Zaccagnini davvero alla grande. Sono due giorni da dedicare al consumatore e spero che questa tradizione rimanga a lungo, perché è importante accogliere queste persone che amano il vino, e fargli vedere come si produce, trasferirgli la passione che noi mettiamo nella produzione, quindi speriamo che sia una lunga tradizione. Ed insieme ai profumi, dai sapori del vino, quello che è immancabile da un po' di anni a questa parte, in queste cantine aperte, è il premio Pigro e poi altri tanti big che oggi saranno qui. Insomma, si coniuga vino, arte e cultura. È un grande personaggio da ricordare, Ivan Graziani, le note che ci trasportano con delle emozioni infinite, ci riportano in vita un personaggio veramente straordinario. Sempre Marcello Zaccagnini, Cantine Aperte sinonimo di successo in questa azienda, riecheggiano le note delle canzoni stupende di Ivan Graziani, c'è il popolo di premio del premio Pigro, ma c'è anche e soprattutto il premio dei profumi e dei sapori dei vini Zaccagnini.
Sì, assaggeremo vini che già quasi tutti conoscono. Abbiamo deciso di far assaggiare la linea base, quella del Tralcetto, che è quella poi che ci caratterizza di più rispetto alle altre linee. Tutti ci riconoscono come vino dal Tralcetto, no? E quindi abbiamo pensato di fare proprio questa degustazione con il vino Tralcetto, sia il bianco 2011, il Cerasuolo e i rossi. Ed allora a questo popolo di Pigro, cosa dire, davvero un grandissimo successo, come sempre ogni anno tantissime persone e personaggi famosi che arrivano nella sua azienda. Sì, infatti tra poco arriva Eugenio Finardi, che viene dalla Sardegna appositamente per stare un'ora insieme a noi per cantare qualche bella canzone anche in ricordo di Ivan. E in questo momento appunto c'è il figlio di Ivan con Sergio Reggioli, violinista grande dei Nomadi. Sì, infatti siamo felici anche perché Sergio Reggioli ha voluto fare un'improvvisata perché era molto legato a Ivan, per cui voleva assolutamente partecipare a questa giornata. Ne sono veramente felice, è una bellissima giornata, come vedete c'è tanta gente in mezzo ai prati, dentro, fuori, quindi il bello che il tempo è uscito, la giornata buona ci sta aiutando anche tanto. Marcello, l'azienda Zaccardini non ha più segreti in Italia, non ha più segreti in Europa, però nuovi mercati, voi siete alla scoperta di grandi mercati, soprattutto anche verso l'Oriente, siete già davvero introdotti, un passo anche verso la Russia. Sì, abbiamo iniziato veramente quest'anno con la Russia. Speriamo, sai, sono mercati nuovi di cui non conosciamo né la cultura né la possibilità di quando, però per noi interessa più la presenza che il discorso di volume o di quantità. Essere presenti è veramente importante per noi. Insomma, l'estero va alla grande per questa azienda. Sì, oggi esportiamo il 70% della produzione in 42 paesi, quindi comincia a essere un dato importante. Manifestazioni come queste, cantine aperte, che aiutano ancora di più gli italiani, gli abruzzesi, ma gli italiani in generale a conoscere e a saper bere il vino buono. Certo, queste sono manifestazioni che bisogna farle, perché c'è tanta gente che spesso non viene in cantina, sai, non sa nemmeno come chiedere di venire in cantina per assaggiare un vino, si vergogna. Invece questo è un modo proprio per dire, ecco, arrivate, assaggiate, vedete dove produciamo, come produciamo, il nostro know-how, la conoscenza di parlare con l'enologo, il cantiniere, di girare in mezzo ai vigneti, come avete visto, che oggi sono in piena fioritura, sono bellissimi. Faccio nella giungla dei giudizi e delle urla da cortile, che ne faccio della vostra vanagloria, di ragazze, praticanti, le prodezze della notte, che ci faccio nel pollaio starnazzante, tra malate di protagonismo, che ci faccio senza arrosto con il fumo, adulare i cattedranti. Sa come fare carota e bastone, il capo gregge sa solo urlare a morte le sante, a morte le sante, a morte le sante, a morte le sante.
sei solo prigioniero di questo cielo e di un ricordo che fa male. E se continuo a bere i buoni curati, è vero che più giù non lo dimenticavi. Esci con non sei questo cielo, l'inverno c'è lì, sembra quasi uno straniero. Thank you.
Anna Graziani, questo è il popolo di Pigro. Eh sì, è un bel popolo, allegro, guarda che bella tenda piena. Con suo figlio Sergio Reggioli, insomma un duo davvero incredibile nel ricordo e nelle note del grande Ivan. Bello, sì, devo dire che rende chitarra, violino, una cosa meravigliosa. Poi aspettiamo il grande Eugenio Finardi, per cui insomma Patrizio Trampetti ci ha fatto sentire delle cose gloriose. Bello, i ragazzi sono stati tutti bravi. Mi sembra insomma che, no, se ci fosse una buona qualità. I presentatori erano meravigliosi, la giuria era di grande qualità, che dire di più. Grazie Marcello. È importante, ecco, appunto quello che Marcello fa ogni anno con Cantine Aperte, con il premio Pigro. Certo, lui ci dà una mano per questa manifestazione e noi cerchiamo di contraccambiare con questa qualità che è, diciamo, che è quella più consona a livello della sua cantina, quindi. E con queste note Ivan è sempre con noi. Esatto, esatto, grazie, grazie a voi. Ed allora con la figura, una delle figure istituzionali dei Nomadi, Sergio Reggioli, una grande esibizione qui insieme al figlio del grande Ivan, ma davvero una location impressionante qui alle cantine Zia Cagnini. Il primo messaggio che ho lanciato dal palco è stato questo, la meraviglia di questo posto davvero, che proprio concilia con la musica e con il buon vino. Grazie anche al mitico Zaccagnini, perché anche volere questa festa qua credo che sia un segnale importante. Bello vedere la gente libera così, musica, amicizia. E poi Filippo, ogni volta che mi coinvolge sono veramente felice, perché è un onore essere là sopra con lui. Sono due figure che non moriranno mai, Ivan Graziani e Augusto D'Aoglio. Hanno sicuramente segnato la storia della musica italiana, quindi sicuramente starà a noi e a chi verrà dopo di noi ricordarli sempre con lo stesso spirito con cui loro hanno trasmesso a noi l'amore per la musica. Mister, più contento del Pescara in Serie A o del vino di Marcello Zaccagnini? Per adesso dai, diamo onore al Pescara, diamo onore al Pescara. Marcello Zaccagnini lo conosciamo da anni, quindi non è da adesso che devo dare onore ai suoi vini, no? Però ripeto, Marcello ci conosciamo dalla prima, ancora dalla prima promozione, poi abbiamo avuto anche più contatti con la seconda promozione, perché il presidente Fedele nella seconda promozione era molto amico Franco Fedele di Marcello, per cui abbiamo avuto modo di conoscerci meglio. Poi nei vari premi Prisco, soprattutto credo un paio da, no, l'anno scorso premiato credo Massimiliano Allegri, e quindi l'anno scorso siamo venuti tutti qua su, io poi al primo premio Prisco ancora ero stato presente lì a Chieti, sempre organizzato da Marcello, quel fantastico premio che viene istituito ogni anno. E quindi con Marcello, insomma, gli ho telefonato stasera perché ho letto tardi di questa manifestazione splendida, che sapevo splendida ma non immaginavo con tutta questa seguito di gente, e ho approfittato anche per venirlo a salutare e per complimentarmi anche per il Pescara, perché effettivamente è una grande cosa questa del Pescara in Serie A. Pagano, Rebonato, Berlinghieri come Sansovini, Immobile, Insigne? Ma quella squadra era una squadra molto diversa, io la paragonerei più come tasso tecnico alla seconda promozione, quella del 91-92. Con Bivi? Con Bivi, con Pagano e Massara, Enrico Massara, con Allegri Mezzala, Gessi, Grighetti, Di Cara. Probabilmente quella squadra lì era ancora più tecnica forse, però questa squadra ha fatto delle cose veramente fantastiche. Conservando tutti e ammettendo che il Pescara potrebbe conservare tutti i suoi elementi, cosa potrebbe fare in Serie A? Ma la Serie A è diversa, bisogna vedere l'approccio di questi ragazzi che sono tutti giovani, tra parentesi, quindi non hanno esperienza con la Serie A,
E in Serie A i difensori sono diversi, e se ne accorgono molto anche tanti giocatori che approdano da campioni di Serie B, tipo per esempio Scurabi nel Milan, eccetera, eccetera. Nelle prime apparizioni trovano qualche difficoltà in più perché i difensori sono molto più preparati. Parafrasando una famosa canzone, possiamo dire che c'erano due ragazzi che cantavano i Beatles e Rolling Stones. Sì, c'erano due ragazzi che nella Milano del 72, che era una Milano ancora intrisa di sogni, cosmopolita, prima che arrivasse la violenza, prima che arrivasse la droga, prima che arrivassero un sacco di cose, quando c'era ancora gioia e voglia di suonare, tante. Gli anni 70 in realtà per me sono stati anni meravigliosi. Ivan Graziani mi diede uno dei miei primi lavori, rinunciando a parte della sua paga per condividerla con me, e questa cosa è un gesto di generosità che prima non si è mai più ripetuto nella mia carriera, ma che me lo fa amare ancora dopo tanti anni, e mi fa sentire un po' uno di famiglia. Infatti suonare con Filippo mi ha dato molto gioia. Una generosità, quella di Ivan Graziani, che è riscontrabile anche nelle sue canzoni davvero toccanti, melodiche, ma è anche altrettanto vero che questo premio pigro respira di Ivan Graziani attraverso disegni, attraverso tutto, da tutte le parti. Ivan era una persona creativa tutto tondo, ma non era solo melodico, era anche un rocker, era uno molto rock and roll, cioè, infatti aveva una Gibson 335 rossa come Chuck Berry apposta, proprio ci teneva che fosse identica a quella di Chuck Berry. Mi ricordo fu una delle prime cose che mi fece vedere: guarda bene, sai come parlava lui, era tutto, guarda che fantastico, come quello di Chuck Berry, uguale a quello di Chuck Berry. E al di là comunque di Ivan Graziani, del premio pigro, ha apprezzato sicuramente l'ospitalità della famiglia Zaccagnini e della sua cantina. Ma ho apprezzato soprattutto il gusto artistico, la collezione che c'è in questa cantina, e che dimostra prima di tutto un attaccamento al territorio, e poi la voglia di, appunto, la voglia di godere di ciò che... Ma oggi voglio dire, veramente questo, io dico, no, non scherzavo prima quando dicevo che questo, per molti americani, inglesi, nord europei, oggi qui questo che stiamo vivendo è un sogno. Una cantina di vino che ospita la popolazione per condividere la musica, il canto, una bella giornata, la valle che va giù, e intorno a arte di moderna, di sopraffina qualità, rispettata da tutti, nessuno si è seduto sul monumento. Cioè, questo vuol dire che c'è una comunità solida, c'è un legame, un patto, no? Un patto sociale molto forte. E in un momento in cui il patto sociale sta essendo tradito su vari fronti, per esempio noi autori che sembriamo così privilegiati siamo stati defraudati del nostro fondo pensione il 1 gennaio, si parla del futuro di tanti noi che siamo oramai anzianotti, lo dico ridendo ma ci sarebbe da piangere, e invece ecco il tessuto sociale si mantiene anche facendo questo tipo di cose e ricordando i propri figli, cosa che altre città non fanno. Quale canzone è nel cuore del figlio di Ivan Graziani? La più?
Oddio, guarda, non ne uscirei a dirtene una adesso, ti potrei dire 10. Devo dire l'album, che Viaggio in Temperie è sicuramente l'album che ho più a cuore, insomma. Veniamo a questo premio pigro, stupenda la location, stupenda la collaborazione di Marcello. Guarda, io non mi stanco mai, insomma, è una collaborazione che ormai è un sodalizio che meglio di così non poteva andare, quindi... Marcello, un successo davvero incredibile, ogni anno sempre più gente, sempre più questo concerto prende più piede, insomma ogni anno davvero grandissimi successi. Sì, mi ricordo la prima volta che ho conosciuto Ivan, bussò al portone qui dell'azienda, aprì il portone e io ho guardato e ho detto, stavo per dire, ma lei è Ivan Graziani, invece sono Graziani, piacere. E da lì è nata poi questa amicizia che è rimasta col tempo. Allora la seconda volta che mi viene a trovare, ho detto, ma io ho saputo che dipingi anche bene, che sei bravo, sì, mi arrangio, dammi un pezzo di carta che te lo faccio subito in disegno. Ha preso un cartone e lui si è fatto un autoritratto mentre suonavo con la chitarra e ha scritto una bella canzone, che è la musica senza vino non serve a niente, e l'ha scritto in dialetto abruzzese. Magari ci sono le basi per farlo diventare internazionale questo premio? Sì, ma come no, pian pianino, adesso diciamo che sta crescendo ogni anno, siamo felicissimi perché abbiamo veramente un pubblico, sempre veramente un socco. Tutti seduti in mezzo sopra la campagna, è tutto pieno, dall'altra parte pure, le strade sono impazzite. Poco fa mi ha chiamato il mister Galeone, mi ha detto, senti, prendi un elicottero per venire da lei, come arrivo? E tu non ti preoccupi, prendiamo una Sinella che ho qui vicino, la veniamo a prendere come una Sinella. Filippo, intanto vedere tutte queste persone, ma vedere soprattutto tanti giovani che all'epoca di quando papà cantava avevano la tua età più o meno, insomma. La mia grande soddisfazione è proprio quella, quando io riesco a toccare i miei coetanei con la musica, con le canzoni di mio padre, per me è proprio target. Sono generazioni intere che cantano. Giusto, questo è il mio lavoro, il mio lavoro è di sdoganare per le generazioni più giovani, insomma, quello che posso dire. Dal 1975 con te, GT Foto Video, fotografia, matrimoni, servizi video, GT Foto Video, per fissare le tue emozioni, GT Foto Video, attento al rispetto della privacy. Bottega Prosecco Time. C'è un amico fidato dove vivi e lavori. Un amico che si prende cura di te e della tua attività. Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. Da oltre 50 anni è l'amico vicino a te.